cranio scoperto. Non so perché stavolta mi ha fatto parassita della società, come quelli che si rasano, cattivi, parassiti. No, però boh, mi ha fatto così. Allo stato di capelli di una mia amica lesbica. Ecco, Lesbo Joe. Lesbo Joe, insomma, Lesbo Joe. Perché c'è l'eco? Ok. Ho un'afta, mi sa. Boh. Sento male, ho tipo un'afta. Come sono tagliati dietro, però. Fa after alla nafta. Dietro, io non li ho mai visti dietro. Come sono dietro? Non li ho visti dietro. Ah. C'è un buco? Buonasera, Ti come hanno stai? mutilato? C'è un Spero che buco? tutto bene. Pare che ci sia un Meno buco male che solo le tue effettivamente. live in questo periodo è un Ma tempo non infinito. so, mi hanno fatto Grazie una cosa strana mille. effettivamente. Comunque mi hanno abbastanza fatto Ho l'uso una cosa di strana. scrivere un L Malcranio dovunque. di Freezer, terza trasformazione. Ma di qua magari no. Ti sei tagliato i capelli o ti è cresciuta la testa? Comunque sai cosa dici all'afta quando ci sono vicino? Ciao, Riccardo! Davide. Afta fissa. Riccardo, quel ciuffo sulla sinistra cazzo mi significa? Non si riesce a controllare, quindi questo rimane. Ho fatto un po' un casino con questo taglio, mi sembra che me lo sono fatto io. Vabbè, Buonasera, i miei Augusto. capelli sono Come va? questi Oggi cuoci in ezze mode. E quindi niente, stai benissimo. Oh, una persona che mi capisce! Una persona che mi capisce, tumore. Ma no, ho solo una forma strana. Credo che sulla destra siano più strani, ma non a sinistra. Credo solo qua. No? Se fai Boshin Solo Nets ti lì, capisco credo. perché anche io gioco a Boshin Nets Ma Pepe. no, Tommy, è perché comunque se no Solgrin non lo riesco a spiripeppare. Oh no, 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 no. Luca de Topo mi sento. Va bene. Buonasera, bu buonasera, buonasera. Allora, buonasera ragazzi. Pelato 23 anni. Buonasera, buonasera. Mi siete mancati, mi siete mancati. Non faccio live tipo da giovedì, quindi mi siete mancati, ragazzi, mi siete mancati, ma sono qui, ma sono qui, ma adesso sono qui. Quindi mettiamo un po' di musica, mettiamo un po' di musica. Allora. Ok. Questo mettiamo così. Tu no. Oh, grazie, che dolci sempre. Quindi, spiega. No, non c'è nulla da spiegare, nel senso che mi devo scusare, quello sì, perché non ci sono stato. Ma da spiegare non c'è niente perché non ci sono motivi per cui non ci sono stato particolari. Nel senso che giovedì non ci sono stato perché il giorno dopo dovevo alzarmi alle 7:30. E La dovevo live è studiare ancora finita, un ci po'. rivediamo la prossima settimana K. E dovevo finire ancora una parte di ripasso, appunto. E non potevo farla live e poi ripassare dopo, perché dovevo andare a letto presto. Quindi dovevo o farla live o ripassare, fare uno dei due. Way to hell! Mentre venerdì invece che cool guitar time. Venerdì invece non ci sono stato perché stavo veramente, ma veramente, ma veramente male. A livello proprio morale, non fisico, a livello proprio emotivo, diciamo così. E quindi niente. Per quanto riguarda invece l'esame invece è andato. Boh, spero bene, non si sa, non si sa perché non si sa. Era molto 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 difficile. C'era un argomento che ci aveva detto che non ci avrebbe messo. Quindi è stato abbastanza difficile. 17, Gashi, please. Speriamo bene. Speriamo che sia su più di Ma hai 17. scopato nei giorni che non hai fatto live. K hai La perduto. vita mi ha scopato, forse. Life fucked me.
E quindi niente, laurea 2021, mica mi sparo nelle gengive. Non lo so, no, non lo so, quindi ragazzi, per com'è andata, non lo so, vediamo com'è andata, non lo so. Appena mi escono i voti ve lo faccio sapere, ma si saprà fra 3 settimane minimo, 3 settimane, un mese circa. Va bene, dite sono di 20 PPO e sei uno Zulul, sono 20 PPO e sei uno... Allora diventa, vabbè, e dov'è il problema? Dov'è il problema, Vince? Lost Turaggio 2. Lost Turaggio 2. Tranquilla Lunime, questo non lo metto, Crytee. Letteralmente. Comunque mi è comparsa sta roba nuova. Your viewers can now send you face mask when they sub to you. Ma ancora? Ce l'hanno con ste cazzo di face mask? Faccelo sapere su Twitter, Pepe Laff. Ah, è vero. Faccelo sapere su Twitter, devo anche scrivere su Twitter. Dov'è? Eccolo. Siamo in live finalmente. Ok. Quindi niente. Ma basta di Dewey. Ma davvero, ma basta. Ciao Zucchini, quel nido sulla testa è per le uova di Pasqua. Quel nido sulla testa è per le uova di Pasqua. Tranzollo, sei una delizia minore. No. Senti Dandy, io ho mai fatto commenti sul tuo aspetto estetico? Ho mai fatto commenti sul tuo aspetto fisico? Ho mai fatto commenti sulla tua apparizione visiva? No, quindi non ti permettere, non fare agli altri ciò che non vuoi le cose farle. Prova le ti preghiamo. A parte che nessuno mi prega. Ah, ti paghiamo per farlo. Ti paghiamo per farlo. Comunque, no, secondo me è una cagata. Non vuole, è brutto. I agree. Streamlabs, sì. Guarda che belle. Ma non ho capito come funzionino. Add to Streamlabs OBS. Ecco, dovete avere Streamlabs OBS. Io non. Ah, io ce l'ho. Click on Face Mask Settings. Dov'è sta cagò? Dov'è? Cos'è sta roba? Donation URL? No, è un programma che non ho, ragazzi. Non lo so fare. Install Twitch Faces. Ma Twitch Spliff! Io non so, io non ce l'ho questo oggetto. Non ho questo signore. Cos'è sta roba? Twitter? Cos'è questo? Medium.com. Cos'è sta roba? Opzioni troppo avanzate. Non sai fare un cazzo. Non ho il programma. Cos'è Streamlabs? Cosa fottuto è Streamlabs OBS? Leva sta roba. Streamlabs OBS. Download numero 1 OBS Force. Ma è sta roba? Ma è un programma che non esiste, è un programma che non ho. È un programma che non ho, ragazzi, virus. È questo. È un programma di Streamlabs, vedete, sono proprio sul sito di Streamlabs. È proprio un programma di Streamlabs. Ed è proprio un programma di Streamlabs. Però io non uso, io uso OBS, non uso Streamlabs. Io uso OBS, quindi virus. Non è un virus, ma non è una cosa che mi serve. Eccolo qua, face mask. Se io faccio enable face mask, apri URL, sì, vediamo cosa fa. Apri, non fa niente. Se schiaccio apri URL mi dice, cioè rimane qua fermo. Ma comunque basta, è questo. Lo sapete già cos'è. Download Streamlabs, add the webcam. Ah, proprio webcam source si chiama. È molto figo e ci sono anche molti additivi. Pog. Oh no, non è. No. No, Lenore, perché tutte le impostazioni, il casino. No. Ho già tutte le impostazioni su OBS. Dovrei rifarmelo su Streamlabs OBS. È la fine. L'ultima volta che ho provato Streamlabs OBS ho fatto un casino coi temi, mi sembra. Ho fatto un casino. Avevo dovuto chiamare Willy. Quindi. È un casino. Magari in futuro quando avrò, tipo quando c'ho un intero giorno libero,
Allora lo faccio, ok? Ho un intero giorno libero, mi metto lì tutto il giorno e lo faccio. Così se c'è qualcosa che non va riesco a metterlo a posto. Ma non posso farlo questi giorni che ho tipo 2 ore libere. Quindi mai. No, adesso ci sono le vacanze mie. Le vacanze pasquali! E quindi, dato che ci sono le vacanze, l'università è chiusa. E quindi ho tempo di farlo. Chiamati Willy che mando gli altri. Crazy as fuck. Perché con OBS non hai mai fatto cazzate. Non è quello il punto. He loves you. Vacanze in carrentino. Vabbè ragazzi, si va. È giunta l'ora, quindi ragazzi, madonna, lo squad team si può levare sta cagata di merda, che è l'ultima cosa che voglio, una squadra. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire, Giovanotti, hai capito? Perché lui si chiama Jordi Pasquali e quindi, crati. Quindi, per quanto riguarda questa sera, allora ragazzi, ho pronti... Le serie future le ho pronte, le serie, quindi serie cosa vuol dire? Walkthrough, playthrough che finiremo, ok? Non che lasceremo a metà, by the way. E sono ve le spoilerò già, così lo sapete già. Cap. Allora, serie di The Weird. Sono... fatemi guardare! Non si apre Steam. Vabbè, Steam non va. Comunque sono... Hellblade. Ok, Pepes. Hellblade, Shenmue's Sacrifice. Come si chiama? Hellblade. Woodface, che dovremmo incominciare domani. Sì, Sekiro sì, Mauri perché lo vuole giocare, voleva giocare la gente per conto proprio. Che è anche giusto. Woodface. Quindi sono Shenmue. No. No, non è Shenmue. Hellblade. Shenmue Sacrifice. Come ho detto? Hellblade qualcosa Sacrifice. Hellblade e Firewatch. Hellblade, Firewatch. E basta. Firewatch è abbastanza breve, è una cosa curiosa che volevo provare. E basta. Come serie sicure. E l'altra che facciamo magari appunto o nei momenti vuoti eccetera, dipende anche dal successo che ha. Niente di nuovo. Vabbè Mauri, non importa. È anche ovviamente che incominciamo questa sera invece Boshi, ovviamente, che però fa anche da riempitivo. Oggi lo voglio portare come gioco della live per dargli il bentornato. A easy, a facile, perché lo voglio finire. Lo voglio finire, mi è rimasto qua, quindi lo voglio finire. Oh, drunk stream. Quindi, Yooka-Laylee è bello, Fabio, grazie per il consiglio. È bello Yooka-Laylee, ma non so in live quanto potrebbe essere interessante. Non so, è vero, no, Totally Accurate Battle Simulator, è vero. È vero, Totally Accurate Battle Simulator. Me l'ho dimenticato. Potremmo farlo questa sera. Totally Accurate Battle Simulator. Potremmo farlo questa sera, allora. Mi son dimenticato. Preferireste Red Chat? Totally Accurate Battle Simulator. Ok, faccio uno stropollo. Stropollo. Minchia. Ah no, ok, non avevo scritto bene, ok, allora. Quindi Boshi o Bahosi o minchia sì. Ok. Quindi o Boshi o Totally Accurate Battle Simulator, boys. Quindi votate.
sugli Scorpions questi, per chi fosse interessato. Con gli Scorpions con No One Like You. Ah, era quella della scorsa volta. Vediamo cosa si vota. Totally Accurate Battle Simulator vince, quindi no. Forse. Quindi Bowsy lo comunque lo portiamo anche come riempitivo in ogni caso. Ismulator. Cosa clicco? Woodface. Gente confusa. Quindi o Totally Accurate Battle Ismulator o Bowsy. Ok, vince Totally Accurate, quindi. Ma siamo tornati con Totally. Con Totally Accurate, quella roba là. No one like you. Non voto che tanto non serve. Non sento, non parlo la lingua dei porci. No, scherzo Tommy, quello ovviamente era riferito a... A Ciara, dov'è Ciara? Dov'è Ciara? Dov'è il mio Pungible? Dov'è Ciara? Comunque, Savit, grazie per i 19, grazie per i 19 che ti sei, lo so, ti ho visto che ti sei riabbonato off stream. Grazie Savit, grazie mille, grazie. Ciara Felso Cameron. Nonno Bob, buonasera, come stai? Spero tutto bene. Beh, sicuramente meglio di venerdì, grazie. Meno male che sono le tue live, che questo periodo è un po' un casino, grazie. Grazie Savita, grazie Nonno Bob, grazie a entrambi ragazzi, grazie a entrambi. E niente, grazie mille per le sub ragazzi, grazie mille, grazie a entrambi. Forse, oh look at this dude, no. Grazie, forse. Ti senti di capire, ti è cresciuto la testa. Comunque stai, cosa dici all'Afra? Quando usi... All'afta! Condusi i farmaci per farla andare via? Afta la vista. Olenor, buonasera autista, come va? Oggi Bosch in Nets Mode. Ha vinto... What the fuck? 156 upvote, cioè! Ha vinto... Ha vinto Totally Accurate Battle Simulator, quindi se Steam mi si aprisse riuscirei anche a comprarlo e a scaricarlo. Se Steam collabora. Se Steam non collabora... Oh, eccolo, ok. Ma forse ce l'ho già. No, devo andarlo a comprare, aspettate. Aspettate, Totally... Ma è strano, pensavo... Ah, ce l'avevo in lista... Ok. Aggiungo al carrello. Si compra Hyper Dance Game. Sto comprando Tabs. Un attimo che sto comprando. Ok, installa i giochi. Vai, installa. Ok. Quindi sborsa i soldi, Gachi, please. È andato. Chiamalo pure Tabs per... Sì, no, infatti. Quindi mi sa che scopri che cosa hai fatto live. Magari, forse. Bene no. Anzi, li ho passati a fare non più Raggio 2, perché avendo fatto l'esame devo aspettare che spieghi le cose nuove. Però ho studiato inglese, quindi comunque ho passato a studiare. Oh, che bello. Grazie False. Connor, grazie per i 10 mesi. Grazie mille per i 10. Grazie per la sub con Prime. Grazie mille. Raggio 3. Raggio 3. No, ragazzi. Ah, non so se mi sono spiegato effettivamente. L'esame che ho fatto venerdì di Raggio era Raggio 2, ma era la prima metà di Raggio 2. E Raggio 2, che ne so, è formata da due libri. Il primo libro è questo. Ok, analisi di bilancio, ok, e il secondo libro è un altro che è qui sotto, va bene? Questo esame di venerdì era sul primo libro, a giugno poi c'è l'esame sul secondo libro, quindi un cazzo è finita, se anche l'ho passato, un cazzo! E quindi niente, comunque devo... Ho comprato finalmente le decorazioni per la mensola... La mensola qua del male. Ho comprato delle decorazioni finalmente. Sono dei quadri. Non finirà mai, ma è infinita. Sono dei piccoli quadri, grossi più o meno così. Quindi quadri che possono starci lì, appunto, in quell'altezza, quella grandezza lì. E sono dei piccoli quadri, delle piccole illustrazioni dei plasmidi di Bioshock.
Sono molto artistici, sono molto artistici, anzi ve li faccio vedere. Ve li faccio vedere. Li devo ancora mettere perché devo andare all'IKEA a comprare quadrifurri hentai, a comprare. Allora, Dito, ti vogliamo pelato? Ti vogliamo pelato? No, ragazzi, no, pelato no, pelato no. Quindi, eccoli qua. Non è questo il sito dove li ho presi, però perché qua sono in, solo in grandezza, è troppo grosso rispetto alle mie. Vince, ti banno la vita, eh. A comprare le cornici. Questi sono. Sono esattamente questi quattro qua. Solo che appunto io devo comprare le cornici ancora. Sono arrivato ovviamente sui mini poster. E quindi ora devo andare all'IKEA a comprare le cornici personalizzate. Perché questo qua, il minimo, come vedete, è 11x14. 11x14 inches, non centimetri. 11x14 già sono troppo grossi. Tipo, in centimetri questi saranno tipo 30x40. Tipo, cioè sono giganti. Inches. Quindi boh, mi piacevano molto. Comunque vi consiglio questo sito, si chiama Pixel Empire. Non è una sponsorizzazione, non sono pagato per dirlo. C'ha tutta questa roba qua a tema. Soprattutto i poster mi piacciono un sacco, sono tutti a tema. Ci sono anche tema Pokémon, come piacciono a voi smidollati. Non mi faccio pelato come Forsen. Cap. No, è vero, non sono pagato. È vero. Ragazzi, mi hanno pagato, giuro. No, non li ho neanche presi da sti coglioni. Anzi, per me sono dei coglioni perché non fanno le grandezze che ti servono. Le fanno solo 11x14 inches. E quindi per me sono giganteschi, sti bastardi, li odio, vaffanculo, sti stronzi, pezzi di merda, coglioni bastardi. Quindi, prova a vedere, tipo, io per farlo. Quello zuccherino, un covo sulla testa. Grazie Dandy, grazie per la sub. Tuo Apollo! Grazie per i 10 bits, grazie. Hai scopato. Connor, grazie per i 10, Connor, grazie mille, Connor. Denuncia incoming. Grazie Connor. Vuotate, totally accurate, Boshi. Non c'è nulla di strano. Quando vi porti i giochi a caso, non lo so, però li voglio fare perché ne ho ancora molti rimasti. Sei sicuro che si scriva a quarte? Ne sono sicurissimo. Charging Wall, grazie anche a te, Genex. Di Dobava Densa. Beh, come darti torto, insomma. Insomma, provo che è tutto vero. Non c'è trucco, non c'è inganno. Questa bava è un malanno. Effettivamente è una malattia grave questa. Molto grave. Beh, cacci hyper. Sputa in aria e falla finire nei capelli. Non sono capace. Non sono minimamente capace a sputare qualcosa che abbia una sua fisicità nell'aria. Capito? Non sono capace. Sono capace solo a sputare cose molto dense, che però non hanno una fisicità loro. Non hanno un loro peso, ok? Allora, non sono capace a far arrivare uno sputo lungo una traiettoria. Ok, il mio sputo va in verticale dritto e basta, cade. Non sono capace a dargli la spinta. Ok, se ora mi metto così e sputo in aria, ok? Poi pulisco. E niente, Beh, è lì, insomma.
Alla fine è rimasto qui. E quindi niente, più o meno ecco, in relazione alla bottiglia c'ha il suo perché. C'ha il suo perché. Ah, pulisci? Stai scherzando, spero. Quindi niente. Sapete che farsi passare la sete è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Lavorare in una certa rete con un lavoro molto stressante per via della tensione alta. Non avevo idea, Alessio, non avevo per niente idea, grazie mille. Molto stressante per via della tensione alta. Grazie mille, non avevo idea. Vive nell'AIDS. Leccata al muro. Non ci arrivo, dovrei allungarmi. Non ci arrivo. Collo giò, dovrei fare collo giò. Lunghissimo. Non ci arrivo. Adesso per non pulire cambia il muro. Oh, bene. Torno un po' e vedi come nuovi meme, ma l'autismo è rimasto quello. Tranquillo Daryl, che quello è rimasto sempre lo stesso. Tranquillo. Puma, grazie per i set. Non ci prova nemmeno. Posture però. Grazie Daryl per essere tornato dopo un po'. Grazie Alessio per la battuta incredibile. Leccala dal muro. Immaturo Gachi, please, immaturo. Me l'avete chiesto voi di fare questa. Così. Questo no, questo così. Grazie Archino. Puma, grazie per i 7. Grazie Puma, grazie mille per i 7. Grazie per i 7, Puma. Grazie per i 7 mesi. Grazie per avermi scelto con Prime per il 7° mese. Grazie mille, grazie. Quindi, il miglior modo per sbarazzarsi di uno scalatore è quello di non dargli corda. Il miglior modo per sbarazzarsi di uno scalatore è quello di non dargli corda. Ma basta. Allora, come, perché si vede così questa merda? Questa roba. Oh, adesso si vede normale. Questa insopportabile cacca secca. Sì, però è tutto cambiato. Tutto. Ma perché? Se io sto assente per più di 3 giorni, Reddit mi toglie il login. Fastidio tutto che mi dà. Tutto. Ok, fatemi controllare. È cambiato tutto. Crighty. Fatemi un secondo controllare i pornazzi qua. Non se for work. Questo va bene. Meno spoiler possibile. Ok, traps are not gay. Link di Pornhub. E c'è un gnome. Virgin tricked by magical creature. Beh, effettivamente. Jue bignome sfa. E l'altro cos'era? Voglio essere uno streamer migliore. Oh mio dio. What the fuck? Ok, chi è questo? Alpacone, questa è una pessima idea. A parte che è 51 euro. 51 euro un costume da Playboy per carnevale. Mai. Ma neanche se la mia vita dipendesse da questa cosa. Mai. La mia vita non vale così tanto. No, però il punto della questione è che non è per niente una buona idea vestire. Allora, che cosa ha fatto al pacone? Ha messo un link. Ha detto: e dato che l'anno scorso avevi detto che a carnevale ti travestivi, eccoti il vestito da Playboy, una cosa del genere. Se ho detto che mi vestivo da Playboy, era ovvio che ero ironico. Anche perché non spenderò 50 euro per un vestito da Playboy. E comunque, quando è carnevale? Che giorno è carnevale? Madonna, carnevale. 2010, carnevale è una festa che si celebra nei paesi. Ma chi se ne frega? Che giorno è? Oh, l'11 febbraio. Ma come l'11 febbraio? Ma è finito carnevale. Fallo Dasgame, adesso lo fai. Ma 52 euro. È finito carnevale, è finito. Vergogna, lagogna. Però ho sbagliato anno.
21 aprile, la domenica di Pasqua, quindi torna indietro di 6 settimane, scopriamo che il giovedì grasso sarà il 28 febbraio, il martedì ultimo giorno sarà il 5 marzo, oggi che giorno è? L'8, è 3 giorni fa ragazzi, è andato, troppo tardi, di tre giorni, vedete, i 3 giorni che non ho fatto live l'ho fatto apposta per non inserirmi nel costume da playboy, in poche parole. Che giorno è oggi, scusa? L'8. L'8! E quindi niente, questo era il 5. Quindi, oggi è aprile. Tre giorni cosa? Vabbè, ma perché qua c'è scritto 21 aprile, ok? Non può cambiarmi i mesi da una riga all'altra. Mi cambia i mesi da una riga all'altra. È ovvio che non capisco, ok? Mi cambia i mesi senza dirmelo prima. È normale che io non capisco. Mi sembra normale. Dice 21 aprile? Però andiamo indietro di 6 settimane. Sì, guarda. Adesso facciamo... le cose così, guarda, oggi è il 15 marzo, andiamo indietro di 8 mesi e 3 ore, vediamo che ora è. Grazie al cazzo che mi confondo, grazie al cazzo. Autism. Actual autism. Grazie al cazzo che mi confondo. Sei ritornato più in difficoltà. Autism. Boot face. No, insomma, l'autismo qui non dice. Va bene. Ah, Dido, pensieri. Pensieri uscire sulla Camilla. Wait, that's li... Allora, Andre Space Empty. No. La Camilla è consenziente. È Ivan che non vuole perché è geloso. Ma Ivan, madonna, Ivan, bastardo Ivan, quante volte ti ho odiato per le donne, per come hanno scelto te al posto mio. No, in verità non è mai successo, però quante volte la gelosia ha offuscato la mia ragione. Quante volte mi hai fatto perdere il raziocinio. Quante. Per i tuoi pettorali. Comunque, la Camilla è consenziente. È Ivan che è stato più veloce di me. E quindi boh. Poi sei al cazzo mozzo. Condividilo su Twitter. Perché avvertire su Instagram o su Reddit che non faccio la live quando posso avvisare i miei 12? La gelosia ha offuscato la tua raggio come? Allora, true. Ma perché? Perché su Reddit l'ho detto. Su Reddit l'ho detto, guardate. 3 giorni fa, ok? L'ho messo 3 giorni fa. 3 giorni fa era domenica, sabato, era venerdì. Io l'ho messo su venerdì, su Reddit. Io l'ho messo. Ok, io l'ho Ivan Noso Autoget the Pussy. Lo so, ma chi lo controlla Reddit? Ma non riesco a mettere su. Allora, su Instagram. Allora, Instagram cerco di renderlo abbastanza con una cosa comunque per personale, perché a differenza degli altri che lo usano tantissimo come anche una cosa del canale, lo uso abbastanza anche come una cosa personale, come fosse l'account Instagram personale di Jordi, non di Dido, no? Quindi cerco di evitare le comunicazioni di questo tipo. Perché alla fine, se vedete, chi mi segue su Instagram sono molte più persone del numero che c'è poi su in live, no? Quindi ha più senso andarlo a dire dove effettivamente andranno le persone che poi sono in live stesso, ci saranno, non in un posto dove il 90% lo vede, ma non è un'informazione che si tengono, che poi serve.
fai vedere tutte le sue follower vanno frenzonate. No, non tutte. A volte ho frenzonato io, come nel caso di vabbè, allora, ok, mi hanno frenzonato tutte quelle al massimo con cui ho parlato, ma non tutte, perché non ho parlato con tutte, non sono riuscito a parlare con tutte, quindi tutte quelle però specifica con cui ho parlato, ok? Cap, ok? È importante. Don't ignore me, leggi il mio shout out. Luca, sei sveglio? No. Puoi mettere Mr. Blue Sky come episodio di sottofondo. Diventa di Jejo. Genex, no, per il semplice fatto che se me lo chiedi tu e lo faccio, poi me lo chiede un'altra persona e lo devo fare. Poi me lo chiede un'altra persona e lo devo fare. Il song request c'è, ma in altri contesti. Ora, queste qua sono canzoni che tengo come puro sottofondo base. Non è canzoni né cancro, né comiche, né divertenti. Queste sono puro sottofondo e basta. Come sei sveglio? Oh cazzo. La Josia ha offuscato la tua radio. Eccolo lì. Diddo, Perry, chat, pog as fuck, Diddo. Ragazzi, oggi sono molto crazy e intenso. Ah, non l'ho capita. Non l'ho capita, però grazie, Ulgok. Però grazie, non l'ho capita però. Non l'ho capita, però grazie mille, grazie. Ehi Jordi, ho trovato questo sondaggio online su un gruppo Facebook, ma non lo apro, Stefano De Carli. Da quel che ho capito, a fini di ricerca in ambito sociale. Pensavo fosse estremamente adatto a te e alla family. Forms.gle. No Stefano, grazie mille però, grazie. Virus Gachi, please. No, non li apro. Anche se mettete i link con Bitly, non li aprirò mai, ragazzi. Anche se li abbreviate. Ma che dominio è Gle? Secondo me è fatto per tipo quelli come mio zio, che non capiscono un cazzo di niente della vita. E tipo, vedono Gle, pensano a Google e ci cliccano. Cioè, mio zio avrebbe scaricato il dominio, avrebbe acquistato il dominio intero. Paresto Nera è un ragazzo che conosco, in particolare inizio è da 209. A inizio e poi da 109. Dai inizio, dai. Sì, prendo le pastiglie per andare a letto. Sono dimagrito, peso come un etto. Ma non parte? PPV. E volevo vedere. Colpo tutto l'osso, sangue rosso, mare grosso. Il timone è il mio, non mo. Ragazzi, ma quanto è simile? Quanto l'ho fatta simile? Quanto predicted? Sotto mio, pesca mani nude, big fish, carni crude, mangio tutto io. Ed è triste questa cosa, ed è molto triste questa cosa. Pre-record. Vi lascio nude, tutte nude. Dio santo, uguale. Non lo so cosa c'è oltre lo specchio. Ehi, mangio le per andare a letto. Ho girato un blunt enorme, non so più dove l'ho messo. Dici che ne vale la pena, non ha senso. Ha fatto anche la rima EO, cioè la assonanza EO. Come se li stessi a sentire, ti pago il lire, guardo avanti e metto in guardia. Mettiamo a 209 magari. Angeli che cadono dal cielo, voglio un monastero. Ma perché c'ha DW? Perché ha sta faccia da DW? Angeli che cadono dal cielo, voglio un. Sembra che gli venga un po' da ridere, ma non voglia ridere. Monastero, monastero, e poi ci vivo. Se non prego mai per umiltà, contemplo i cazzi miei come fossero dei. Fermo il tempo tipo all'aldilà, anche se parlo a vanvera, anche se pare all'ombra mia. E se parlassi tu non capiresti, fare i versi strani, siamo diversi, siamo persi e non ci pensi.
fra i cipressi, sai, mi incredibilmente statico questo uomo. No, non lo so. Mi è piaciuto di più sicuramente il 2, il secondo. Perché se sentire un beat che fa fareci il cazzone sopra facendo una cosa volutamente cringe e farlo uguale identico all'actual song è veramente triste come cosa, è veramente triste. Cos'era quel filtro? Sì, e gli effetti ottici sono un po'... i film, madonna. E non so, chi li ha fatti gli effects? Chi li ha fatti? Lo voglio sapere chi li ha fatti, comunque è bella. Metto like per dare supporto ai nuovi artisti. Diamo supporto ai nuovi artisti. Bravi, bravi. Giovani, belli e volenterosi. I miss my free drugs. Cosa? When is 420 but you start smoking at 340. E scende. This meme was made by Cibeo. Okay. Legend never dies. Quante cose, Ivan. Allora, intanto grazie Ivan. Li ho fatti io, eccomi. Ah, li avete fatti voi, Smiley Face. Che bravi che siete, ragazzi. Bravi, bravi, Smiley Face. Non ho capito. Allora, quando è 4:20, ma tu hai iniziato a fumare 3:40. Vabbè, sì, 4:20, va bene. Cibeo gang. È geniale. Però non ho capito, cos'è che scende? Cos'è che scende? Grazie. Di niente, di niente. Cos'è che scende? Cioè, se voi fumate l'erba vi scende. Scende l'effetto. Lavabotta. Fra. Ah! Cioè, ho capito. Quindi. No, infatti pensavo al cazzo, ma non ti scende il cazzo con l'erba. Per quello che... cioè, non ho mai sentito di gente che dice, fumo la droga, però mi scende il cazzo con l'erba. Non ho mai sentito sta cosa. No, lui perché dice, quando inizia a fumare alle 3:40, però 40 minuti dopo ti scende la botta, perché sono passati 40 minuti, e tu frustrato dici, e scende. L'ho capita. L'ho capita, grazie Ivan, l'ho capita, grazie. Grazie. Inizia a scopare sotto effetto del cannabis, migliora le prestazioni. Questo non lo so, però ora pensavo una cosa comunque da soli. Cioè, io, nel mio io, che scopo la droga, che fumo l'erba e quindi non capisco. E cioè, quindi mi scende. Vabbè, ragazzi, oddio. È una serata. È una serata un po' così. È una serata un po' particolare. Madonna, sta canzone però no. È una canzone un po' particolare, quindi... ok, è una canzone un po' così questa volta, quindi... ecco, fanculo l'erba, mi scopo la droga. Quindi... nel mio io mi scopo la droga. Quindi, si va. Una canzone. Ragazzi, stasera... proprio... no. Uè, stasera non... punti di domanda. Licker del nuovo dialogo. Licker del nuovo dialogo. Licker. Adesso su Reddit. Fai domani. Fai anche. Fai anche domani se vuoi. Ma sì, fai quando vuoi. Fai anche domani. Stai tranquo, Fra. Fai quando vuoi. Fai quando ti dice la botta, Fra. No? Jamie Tights Man and Blue Sky. È quella che dicevate prima. Fabio, l'hai messa anche te. Cosa sta dicendo? Licker. Allora, ma in testa ho te ogni minuto. 11 milioni? Ma è del 2014, ma non. Non ho 10 rintocchi. Mantide mi mandi giù come Atlantide. Prendi il mio cuore in mano e ci giochi. Giù lo sguardo tuo è come un destro di Rocky. Tutto questo nemmeno mi tocchi. Che è l'amore stesso che ci spara in petto. Il corpo oltre. Fabio, a te piace Jimmy Tights in una maniera incredibile. Parapetto, bam. Sarebbe che ti regalo la vita, 19. Non è solo andare a mezzo. Io no, Gigi Proietti, cagasiti. Per convincerti che ti avrà detto. Settima, mi piace. Mi chiedo se fare effetto. E badia pura. Non esiste un modo con cui la sicura. Una pistola carica senza la sicura. C'è da mettere contro il muro senza la cintura. È la prima volta che ti ho messa davanti a tutto. Perché volevo farti sicura. Io. Adesso che mi vaga per le case di cura. Potevi avere chiunque. Chi lo guarda? Ma tu hai scelto me. Potevi nel 2019 alle. Ma tu hai scelto me. Alle 22. Potevi avere chiunque. 59. Ma tu hai scelto me.
del nostro aprile. Sono le tre, ti chiamo perché sai, io sei la mia blu sky. Stanotte sto con lei, ma tu sai. Ok. Voglio, sono curioso del pezzo di Mad Men. Tutto sbagliato. Che non mi bastano droghe per tirarmi su, non mi bastano gonne di pizzo per non buttarmi giù nel precipizio. Volano gli anni e l'insulto ogni volta. Pensiamo che l'ultima invece è l'inizio. Tutte le troie una specie di vizio. Ci perdi il gusto, non calcoli il rischio. Solo placebo, piacere fittizio. Voglio che se ne va quando finisco. Non c'è la... Ok, il pezzo di Mad ovviamente è strabello. È veramente è bellissimo. Il pezzo di Mad è bello. Il pezzo di delle cazzo in culo lì di Jamie Tights non mi piace. Scusami Fabio, sei Fabio, no? Sì, scusami Fabio, è così. È meraviglioso. Fucking bello, primo anche se secondo. In verità ero anche terzo. Chi l'ascolta nel 2018? Gigi Proiettile. Canzo, minchia Fabio. Ma questa è quella che c'è in ogni film di azione con DiCaprio. Dan da dan da 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 dan da dan da dan da 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 da. È quella, no? Dan da dan da 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 da. È quella lì, sì. Dan da dan da 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 da. Vabbè, questa è famosissima. Sì, sì, sta qua è famosa. Sì, sì, sta qua è famosa. Si gratta una tetta. Sta qua è famosa. Questa è Pepe Jam Guitar Time. Sì, questa sì. Questa, sta qua magari la lascio. Riposta per la Camilla che non è capace a vivere. Quante cose abbiamo in comune, Cami? Vedi, neanche tu sei capace. Perché hai scelto lui? Ivan, I decided to ignore you for a while. My sensitive feelings. Diddle. Tell random facts about Ivan that not even he knows. Very, very good. Very, very good meme. Very good meme, Cami. Thank you, Cami. Thank you, Cami. Very cool. Grazie Cami. Grazie Cami. Bella. Bella Cami. Bella Cami. Cami biscottini. Cami cookies. Grazie. Bella. Bella. E quindi niente. L'altra sera era successo che avevo parlato con la Cami su Instagram e alla fine siamo finiti a parlare praticamente solo di Ivan. E io tipo continuavo a dire, continuavo solo a tessere elogi di Ivan e lei era tipo grazie per farmi sentire una merda voi due. Tipo così, smettila almeno tu. E io ero tipo non ci posso fare niente. Quindi lei cercava conforto in me, cercava conforto e ha trovato solamente botte da orbe, basta. Quindi niente, è stata una sera sì, magica e romantica. Basically God. Ma è per quello che non scopo, perché alla fine quando parlo con una tipa mi metto a parlare di Ivan. Quindi allora, però basta qua, è shipping up to Boston, basta. Ragazzi, guardate cosa cazzo vi ho trovato. Non so se ve l'avevo poi messo, se mi ero dimenticato. Guardate cosa cazzo vi ho trovato. Ho sbagliato, non è questa. Vabbè, questa qua è quella base però. Yeah 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 yeah. Yo yo, you made the cancel the sheet. 1, 2, 3, get sucked in my sheets. Core va gain cheat, so like a dream. Mazzare mixto no con a cream. Questa. Quella che ci piaceva tanto. Che poi in verità è di questo tizio qui con sto aspetto qui.
Questa è la versione vera. È di un'opera lirica, in verità. Ma io non lo sapevo. È di un'opera lirica. 8? Dove è scritto 8? Ah, forse era lì la traccia 8, sì. E qui niente, plagio, Gachi, please. Ma quella di Katrin è più figa, vero, vero, vero. Quello sì, è vero. Opinione musicale. Ma ancora questa, la conosco. Rar, la conosco. Here we fucking go. Noses pounces on you. Ooh, you're so warm. Couldn't help but notice your bulge from across the floor. Mamma mia. Dido, perché tu ci stai pensando che sei gay? Wakey, wakey, tilde, mer, tilde, hee hee. Unzips your baggy as pants, oh baby, you so musky. Take me home, pet me and make me yours, and don't forget to stuff me. See me wag my little baby tail off for your bulgy bulgy. Kisses and lickies your neck. I hope daddy likey suzzles and wuzzles your chest. I be getting thirsty. Hey, I got a little itch. You think you can help me? Only 7 inches long. Ooh, ooh. Please adopt me. Pause on your butt as I lick my lips. Ok, basta. È stato abbastanza. Aiaia! Aiaia! È stato abbastanza, ok, basta. Monco Mega. Beh, ragazzi, please adopt me. Andiamo. Molto Monca S, ma anche Pog. Minuto 0:40. What the fuck? Ma questo è bravissimo, è quello sto bravo. Voglio vedere il drop. Ma è bellissimo.